A Savignano arriva la quinta sconfitta in stagione per gli uomini di Montanari di fronte a una delle corazzate delle pretendenti alla vittoria finale, vale a dire il Football Cavaronco che vince all'inglese non senza polemica. Un rigore non dato, un gol annullato, sotto accusa di Anna Balto della sezione di Bolzano, coadiuvata nell'occasione da Lorenzo Palma della sezione di Bologna e Paolo Monti della sezione di Imola. La gara vede una savignanese subito all'arrembaggio e Teo dalla distanza di Zoffoli viene bloccato a terra da Caroli. Questa è la prima dimostrazione. Dall'angolo Turci pennella, svettano un paio di teste, ma toccare la sfera e a metterla a lato è Guidi. All'ottavo il Ronco reclama un rigore, Mazzarini non affonda il colpo. Varrelli scivolata lancia la nuova linea di detersivi da pavimento, Bosch è il primo a testarlo venendo colpito e affondato, non secondo il giudizio arbitrale. Dall'altra parte Varrella, questa volta a terminare a terra, il pallone finisce sul piede di Zoffoli che trova Melandi a respingere il pallone sulla linea di porta. L'azione prosegue, Varrella tenta la girata ma Caroli risponde presente. La punizione di Tola poco dopo fa gridare a gol ma la palla termina fuori alla destra della porta ospite. Ancora Savignanese sugli scudi, qui un lancio ad innescare Varrella viene stoppato dalla pronta uscita di Caroli. Nel finale di tempo Boschi conclude al lato dalla distanza mentre dall'altra parte Sberlati si vede respingere il proprio tentativo da Caroli. Squadre a riposo sullo 0-0. Bella partita fino a questo momento. Nella ripresa Turci inventa per Rossi, girata di quest'ultimo fuori misura. Dalla bandierina lo stesso Turci, pennella per Varrella e colpo di testa del centrale difensivo viene respinto su una linea di porta dalla manonna di Caroli che anticipa anche la corrente Rossi. Savignanese è vicinissimo a godere il vantaggio. Al primo vero affondo però dall'altra parte il Football Cavaronco passa, Guidi respinge corto di testa sul piede caldo di Eric Stucchi che in girata affredda Fusconi per l'1-0 ospite con tanto di festeggiamento finale. Da rimessa laterale Boschi arriva a conclude dentro l'area piccola ma purtroppo per lui e per fortuna della Savignanese non inquadra lo specchio della porta. Ma la Savignanese è anche sfortunata, questa discesa sulla destra porta a doppio tentativo di Broculi, il primo ribattuto, il secondo salvato sulla linea di porta da Melandri che non sarà capocannoniere del match ma con due salvataggi sulla linea la vittoria possiamo dire che passa soprattutto attraverso lui. Minuti finali, Turci direttamente a calcio piazzato indovina l'angolo vincente per il gol che varrebbe il pareggio, ma Baldo di Bolzano indica una posizione di offside al momento del tiro diretto in porta e quindi il gol viene annullato. Gol annullato, gol subito, nuova regola del calcio. Sango scatta in contropiede venendo atterrato dentro l'area di rigore da Zammarchi. Per Baldo di Bolzano trattasi di penalty. Dagli 11 metri Boschi può esultare mettendo la parola fine al match. La Savignanese non è affatto ridimensionata da questo match. Crea ma non colpisce a differenza del proprio avversario che seppur più contatto in borsa, pardon, per il torneo d'eccellenza soffre e non poco. Ma alla fine nel calcio conta sempre chi ha fatto un gol più dell'avversario. Questa volta le reti sono due in più dell'avversario. Da certe prestazioni occorre semplicemente ripartire.